Poi se la donna la guardi, esibizionista, fa i numeri. Praticamente una cretina c'è in casa, lo so, e non contenta, a un certo punto lei, finito l'aspirapolvere, tira fuori l'impianto stereo che abbiamo in casa, che lei tutte le mattine accende a manetta, cantando, stonatissima, con una voce stridula e sguaiata, le più belle canzoni di Claudio Baglioni. L'altra mattina cantava così male che l'impianto è esploso e dalla nuvola bianca si è proprio materializzato Claudio Baglioni in persona, che ha guardato mia moglie e ha detto: Mara, parliamoci in rima, io sono Claudio Baglioni, ma va che te la mattina quell'uomo qua gli rompi veramente i... Vabbè. Allora io volevo chiudere, salutarvi, Marino, 2 minuti ho finito, Marino, io volevo salutarvi con un pezzo che non faccio tutte le sere. Lo dico non perché voglio farla sviolinato, perché voglio applausi particolari, ma è un pezzo che faccio in situazioni come queste, dove oltre che essere qua con voi, anch'io, devo dire, per 1000 altri anche motivi, mi sono divertito a stare con voi. Per cui, maestro, se lei è pronto con la base un attimo, se si può avere un po' d'atmosfera con le luci, grazie. Così va benissimo. Prego, la base, grazie. No, grazie. Lo faccio tutte le sere quel pezzo qua, Però detto così faceva il suo effetto, vero? No, lui ce l'ha fatto, voi no. Tutte le sere. Sì. Ormai ho 54 anni e mi sono accorto che nel tempo tante cose sono cambiate. Una volta da ragazzo mi alzavo di scatto dal letto e correvo in strada. Adesso, se mi alzo di scatto dal letto, devo fare un 20 minuti attaccato allo stipite della porta perché mi gira la testa. E una volta non era così. Poi ti trascini a fatica verso il bagno, ti siedi dove sai e guardando in basso hai dei momenti di panico perché non vedi proprio quello che vorresti vedere. Poi dici: no, c'è. È soltanto però ormai coperto da quei 50-60 kg di grasso che una volta non c'erano. Poi ti guardi allo specchio e dici: ma qua comincio a perdere i capelli, qua diventano bianchi e cominciano delle belle rughette. Ma chi se ne frega? Sarò più interessante. Rimarresti in quella convinzione se non ci fosse lei, l'animale, la bestia, che mette dentro la testa nel locale bagno e ti dice: no, sei sempre più vecchio e fai sempre più schifo. E una volta non era così. Ogni colpo di spazzola che dai è sempre più delicato, perché ad ogni colpo corrispondono 50-60 cadaveri che cadono per terra. Poi dici: vorrei far qualcosa per far piacere a mia moglie. A lei cosa piaceva? Quella vecchia serie di telefilm che adesso hanno ripreso, con quell'attore bello spagnolo Lorenzo Lamas. La serie si chiamava Renegade. Cosa ci vuole? Mi faccio crescere i capelli anch'io dietro, non mi lavo per 15 giorni, un cappotto di pelle, una moto taroccata, ammazzo 5-6 scemi sulle strisce pedonali. Ma ti rendi conto che non è così? E allora con lei, per distrarti, dove vai? A fare shopping. Solo che nel primo negozio dove entri, la commessa, 20 anni, meno della metà dei miei, ma tu non te ne rendi conto e fai il cretino, lo sappiamo come siamo, la guardi e le dici: ciao. E lei, abituata a trattare con i pirla come me, ti tiene subito al tuo posto, ti fa capire che ti tratta male, ti risponde: buongiorno, mi dica, ha bisogno. Tu allora non sai a chi rivolgerti. Parli con tua moglie e dici: amore, mi tira un po' il bottone di questa camicia. E lei ti risponde: meno male, è bello sapere che qualcosa ti tira ancora. E una volta non era così. Ti arrabbi con lei perché c'è il costume da bagno difettoso, si piega l'elastico, poi vedi che non ha niente l'elastico, sono i 60 kg che spingono verso il basso. Vorresti tornare bambino come loro e andare in spiaggia a fargli i castelli di sabbia con le torri, ma vedi che già sulla seconda torre i bambini stessi ti mandano a quel paese perché con la pancia che balla gli hai buttato giù la prima. E una volta non era così. Comunque questa riflessione
mi ha fatto pensare molto. E devo dire che è vero, da 20 anni ad oggi, Marino, lo sappiamo, tante cose sono cambiate, però alcune buone sono rimaste. Io sono contento questa sera, fra le tante rimaste, di averne notata una in particolare, ossia vedere che da allora ad oggi, grazie a Dio, c'è ancora tanta bella gente che ha voglia di ridere insieme. Grazie! Grazie, grazie, grazie. Io volevo... Grazie. Grazie Marino. Io volevo... Boff, vieni qua anche te un attimo. Scusatemi se... Grazie, gentilissimi. Grazie Marino, non lo dico più, grazie all'iniziativa. Ho un difetto, Boff lo fa, lo sa, lui no. Che mia moglie, se fosse qua, si arrabbierebbe, perché lei dice: hai fatto lo spettacolo, è andato bene, ti hanno fatto l'applauso, bravo, a Fede Bal. Io invece, se qualche volta c'è qualcosa che mi ha dato fastidio, io lo devo dire. Questa sera è poco, ma una cosa mi ha dato un po' fastidio, ed è stato che da che sono salito su questo palco, un'ora e passa fa, tutte le donne non mi hanno tolto gli occhi di dosso un minuto. Ma non perché, giustamente, la signora dice: dove cazzo dobbiamo guardare? C'eri te sul palco, non è che... Perché ho visto che guardavate non il corpo in generale, ma davano proprio un senso come di fastidio, e anche qua, di fastidio su questo leggero gonfiore, come se fosse una colpa mia. No, è un cambiamento fisico del uomo sposato. Qua ce ne due sposati. Il Boff è un amico... Sposato non mi sembra, non lo so, non mi... Sei sposato? Facciamo conto che non è sposato. Guarda qua che bello. Piatto proprio, completamente piatto, ma niente, piatto proprio. Piatto che è proprio che attacca una gotta, no, nel senso... Perché? Facciamo conto che il Boff è un singolo e le due, no, noi siamo sposati, Marino, ma che coppia qua, ma se facciamo così, mettiamo qua la sabbia e facciamo la clessidra, vabbè. Perché... Io non parlo del Marino perché sono affari miei. La differenza fra me e il Boff è che lui fosse single, questa sera va a casa solo. Marco, ricordami che ti devo spaccare la faccia dopo quando finisco. Da solo, apre il frigo, non c'è dentro niente e va a letto. Io invece stasera arrivo a casa, vedo cosa cazzo c'è nel letto, vado in frigo, ciao a tutti, grazie, buonanotte, Boff, Marino, grazie. Italo Giglioli, bella iniziativa, grazie, grazie. Un buonanotte per tutti. Marco, grazie, un applauso a Italo e buona stagione, una stagione intensa. Adesso dove vai? Vieni qua te, vieni qui. Avete 3 poesie, 4 poesie di tempo per comprare i biglietti. Dopodiché, alla 5ª poesia che ci leggono questi meravigliosi bambini, compagni, amici di Marco, faremo, subito dopo faremo l'estrazione dei primi 6, giusto? Primi 6 estratti. Il resto dei biglietti verranno estratti alla cassa con Garanti, sindaco di Morazzone, e Schianno, tutte e due, uno solo, solo di Schianno, vabbè. Garante, Cristina Bertoletti, ecco. Allora, avanti bambini, impazienti di leggere queste belle poesie. Tra l'altro c'è un sito internet, giusto Marino? www.marcoperego.it, dove ci si trovano queste poesie, che poi vedremo che le musicheremo, faremo CD, faremo un libretto, faremo di tutto di più. Adesso io direi di abbassare un po', o vi faccio parlare con, vi tengo io questo qua. Leggono con l'asta? Professionisti seri. Dai, allora, 3 in fila da una parte e 2 dall'altra, perché una è a 2 voci. Allora, ora i bambini leggeranno le poesie, poi ci sarà l'estrazione, poi musica all'infinito, fino a che ora è pagato il diritto d'autore? 2? 2 di notte, va bene. Allora, chi comincia? Ci siamo? È sempre il solito Marco? Un applauso di incoraggiamento
E anche bravi a tutti quelli che hanno lavorato per il palco, per l'audio, l'impianto, eccetera, eccetera. Partiamo da nome. Giulio. Non ha senso, ma io ti penso, anche sospento, tu ormai nel vento. Nel cuore di tutti rimarrai, e forza e speranza ci darrai. Riderai, canterai, correrai, sognerai, e più di tutti conforterai. Nei nostri sogni volerai, giocherai, abbraccerai i nostri pensieri, e con la tua gioia la nostra anima riparerai. Non ha senso, ma io ti penso, anche se spento, tu ormai nel vento. Bravo Giulio, occhio che tiri giù. Bravo Giulio, bravo. Tu sei? Matteo, dentro lì, per forza. Io ti dico parole, lasciami solo, ti consolo, non ti lascio più, con la mia voce che ti dice, che ti voglio bene, che non tace, che ti piace, e io ti dico parole che anche tu riesci a capire, se riesci ad abbracciarmi, portami con te, se mi senti, di che mi vuoi bene, io sono tuo, solo se tu sei mio, noi siamo come due gocce d'acqua che non si separano mai, e noi tocchiamo il vento, la terra e il tempo. Bravo anche Matteo. Prego signorina, lei è? Margherita. Ti voglio bene Marco. Tu mi sorridi, lo vedo. Ti voglio bene, anch'io. Ti abbraccio, non posso. Perché? Non sono qui, ma ti posso abbracciare nel mio cuore. Parole per Marco. Portato dal vento, il tuo ricordo vola via, volando su una nuvola arriva fino a casa mia. Poi di colpo mi sento più leggero e comincio a volare nel cielo tutto nero. Il cielo nero, nero come la notte, un cielo nero in cui non si fa mai a botte. Vorrei che tu fossi ancora qui con me, se tu fossi con me mi sentirei meglio. Di un re. Io questa canzone te l'ho dedicata perché la tua faccia mi è sicuro mancata. Mi è mancato il tuo sorriso solare, il tuo sorriso più bello del mare. Bravissima Margherita, brava. Vai, Sara. Bimbo mio, ti cullo nel cuore. Bimbo mio, passano le ore. Bimbo mio, ti cullo e ti cresco. Bimbo mio, con te solo esco. Bimbo mio, io t'abbraccio e sorridi. Bimbo mio, ridi, ancora ridi. Abbracciami, sorridimi, baciami, cullami, coccolami, tienimi con te. I tuoi occhi splendono come l'oro. Prendi la via per il paradiso. Prendi la via per il mio sorriso. Io vivo sperando, sperando per te. Ti prego, stai sempre vicino a me. Abbracciami, sorridimi, baciami, cullami, coccolami, tienimi con te. Sara, adesso tocca Federica e Martina. Allora, ci vogliono due microfoni? O stanno tutte e due? Io e te vogliamo nell'universo. Io e te anime gemelle. Io e te amici del cuore. Io e te sogniamo nei sogni. Io e te su un prato verde. Io e te angeli con ali dorate. Io e te che non vogliamo la guerra. Io e te nuvole nel cielo. Io e te farfalle delicate. Io e te parole colorate. Io e te. Io e te. Vorrei dire anche un'altra cosa. Ci sono altre di queste, diciamo, poesie che dopo verranno anche musicate, messe su un CD. Ce ne sono tantissime, perché le maestre, e devo ringraziare maestre anche Pugliano, no? Che hanno diciamo fatto tante di queste, chiamiamole poesie, chiamiamole frasi e tutto, testi, no? Mi suggeriscono, che praticamente sono state, non sono state imposte ai bambini, no? I bambini hanno recepito il discorso che noi volevamo fare e hanno
queste sono alcune di quelle, diciamo, frasi o poesie, testi, come